prima di cominciare. In questi giorni andrà in votazione una legge che vieterà di dare notizia di indagine prima delle udienze preliminari. Vuol dire che verremo a conoscenza dei fatti dopo 2 o 3 anni. Per esempio, se fosse in vigore adesso, non sapremmo nulla dello scandalo che riguarda i grandi appalti. Inoltre, gli autori di riprese o registrazioni effettuate senza il consenso dei diretti interessati rischiano fino a 4 anni di carcere, a meno che non si tratti di giornalisti professionisti. Una distinzione sottile ma di sostanza, perché una buona parte dei giornalisti televisivi che lavorano nei programmi di inchiesta sono iscritti all'albo pubblicisti, circa la metà di quelli che lavorano per noi, per Le Iene, per Striscia o i filmmaker di Exit. Bene, non potranno più entrare dentro agli ospedali, per esempio, e documentare come alcuni medici trattano i pazienti, oppure dentro i cantieri dove vengono violate le leggi, le norme che riguardano la sicurezza sul lavoro, raccogliere abusi, soprusi, documentare evasioni, truffe, corruzioni. Siccome un'informazione completa serve a scegliere in libertà e i destinatari di questa informazione siete voi, valutate. Se non siete d'accordo, fatevi sentire nelle sedi competenti perché a breve sarà legge.